In questo file Excel è riportato lo stesso esercizio che abbiamo appena visto nel video precedente, solo che ho utilizzato anche gas differenti. L'esercizio era stato fatto con l'anidride carbonica, quindi questa è la colonna dell'esercizio precedente. Ma grazie al foglio elettronico si possono fare i calcoli per il neon, l'idrogeno biatomico, l'acqua, l'ozono e il metano, per esempio. Ho preso sempre 60 grammi di tutti questi gas, la pressione è sempre un'atmosfera e la temperatura è 300 Kelvin. Cambiano i gradi di libertà perché il neon è monatomico, 3 gradi di libertà, l'idrogeno biatomico 5 gradi di libertà perché è una molecola lineare, 5 gradi di libertà anche l'anidride carbonica, come abbiamo già visto, l'acqua è una molecola planare, 6 gradi di libertà perché può fare 3 rotazioni oltre alle 3 traslazioni. E 6 gradi di libertà ce l'hanno anche l'ozono e il metano, l'ozono molecola planare e il metano molecola tridimensionale. Poi cambia anche la massa delle molecole. Il neon è un atomo singolo, quindi massa atomica 20 UMA, poi queste altre sono tutte molecole, 2 UMA l'idrogeno biatomico, l'acqua 18 UMA, 16 UMA il metano e l'ozono 48 UMA. Le masse molari sono numericamente uguali alle masse in UMA, le masse atomiche o molecolari, solo che sono espresse in grammi. Qui è riportata la massa delle singole particelle, sia in chili che in grammi, moltiplicando questo numero per l'UMA. Ora concentriamoci sull'energia cinetica media delle particelle e questa, a parità di temperatura che è uguale per tutti i gas, dipende dai gradi di libertà, quindi il neon, avendo particelle monatomiche che si possono muovere solo in tre modi, accumula meno energia cinetica media, le sue particelle, rispetto a quelle delle molecole che hanno 5 o 6 gradi di libertà. In particolare, questi ultimi tre gas, avendo particelle che possono muoversi in 6 modi indipendenti, hanno la maggiore energia cinetica media per particella. Passiamo adesso alla velocità quadratica media, che però dipende anche dalla massa delle particelle, non solo dalla temperatura che è uguale per tutti e inoltre la velocità quadratica media si calcola soltanto con 3 gradi di libertà, perché quando si dice velocità quadratica media si intende la velocità di traslazione e perciò non bisogna usare l'energia cinetica calcolata con tutti i possibili movimenti, quindi tutti i gradi di libertà, ma soltanto l'energia cinetica media di sola traslazione, che si ottiene immaginando soltanto 3 gradi di libertà anche per questi gas che sono poliatomici. Questo non vuol dire che non ruotano le loro particelle ed eventualmente non vibrano, no, vuol dire che ruotano e magari vibrano anche. Ma siccome noi siamo interessati all'energia cinetica a calcolare solo quella di pura traslazione, allora ignoriamo rotazioni e vibrazioni e ci mettiamo dentro soltanto 3 gradi di libertà, perché in fondo non stiamo calcolando tutta l'energia cinetica media delle singole molecole, ma soltanto una parte della loro energia cinetica, cioè la parte con cui traslano. E allora vediamo che questa energia cinetica media di traslazione è uguale per tutte le particelle di tutti i gas, perché hanno tutti la stessa temperatura e perché prendiamo sempre 3 gradi di libertà, quelli della traslazione. La velocità quadratica media però dipende anche dalla massa delle particelle e abbiamo già visto che a parità di energia cinetica media di sola traslazione, le particelle più pesanti con più massa, come l'anidride carbonica o l'ozono, sono quelle particelle che vanno più lente, infatti vediamo l'anidride carbonica e l'ozono andare più lenti delle particelle leggere. Invece l'idrogeno biatomico, che è la più leggera di tutto questo set di gas, è quella che ha la maggiore velocità quadratica media. Questo è logico perché per avere tutte la stessa energia cinetica media di traslazione, le particelle più leggere devono compensare con una maggiore velocità. Nella riga successiva è riportata sempre la velocità quadratica media in chilometri orari, giusto per avere un'idea più intuitiva, perché siamo abituati a usare i chilometri orari anziché i metri al secondo nella nostra vita quotidiana. Infine, c'è il calcolo delle particelle che, è diverso, cioè porta valori diversi, per ciascun gas. Questo perché anche se sono sempre 60 grammi, però è diverso il numero delle moli.
Per esempio 60 grammi di neon, considerando che il neon ha una massa molare di 20 grammi, sono 3 moli. Ma invece, considerando che l'idrogeno biatomico ha una massa 10 volte inferiore, solo 2 grammi, allora le moli sono 30. Quindi le moli sono diverse perché tutti questi gas hanno masse molari differenti. Avendo un numero di moli diverso per ognuno di questi gas, abbiamo anche un numero diverso di particelle. Infine, dal numero di particelle possiamo calcolare l'energia interna totale, l'energia cinetica totale dei vari gas. Moltiplicando l'energia cinetica media di ciascuna particella per il numero delle particelle, otteniamo valori macroscopici importanti. Siamo oltre i 10.000 o intorno ai 10.000 joule di energia totale interna in un gas. Come ultima osservazione, faccio notare che l'energia cinetica media delle particelle dei vari gas non dipende dalla massa di gas, cioè se io anche cambio la massa di gas, questa energia cinetica media per particella non cambia perché dipende soltanto dalla temperatura. Per esempio adesso io sostituisco questo 60 con 100 e l'energia cinetica media delle particelle non è cambiata. Invece è cambiata l'energia totale interna del gas. E questo è logico perché l'energia totale adesso è di più, in quanto io prima avevo un certo numero di particelle, adesso avendo aumentato la massa di gas ho più particelle. Quindi è aumentato il numero di particelle e quindi anche l'energia totale interna, che è la somma delle energie di tutte le particelle. Quindi questo vuol dire che l'energia cinetica media è una grandezza cosiddetta intensiva, cioè non dipende dalla quantità di gas, mentre invece l'energia totale interna di un gas è estensiva, cioè dipende dalla quantità di gas. Allo stesso modo, per esempio, anche il volume è aumentato, anche il volume è una grandezza fisica estensiva. È logico, più gas ho nel contenitore, maggiore sarà il volume occupato. Invece tutti i valori medi, quindi energia cinetica media di sola traslazione, velocità quadratica media, questi valori medi non dipendono dalla quantità di gas, ma soltanto dalla temperatura, eventualmente dalla massa della singola molecola. Quindi sono grandezze fisiche intensive, i valori medi.